Mi chiamo Davide Zicchinella e sono il sindaco di Sellia. Sellia è un piccolo borgo della provincia di Catanzaro che dista 15 km dal capoluogo. Volevo invitarvi a venire a visitare il nostro borgo perché Sellia è il borgo che non ti aspetti. In un comune così piccolo, di poco più di 500 abitanti, infatti, non ti aspetti di trovare delle meraviglie. Mi riferisco a un parco avventure che si chiama Avventure in Borgo, proprio così, perché si trova nel cuore di un borgo. A differenza degli altri parchi, infatti, non è in una zona boscata o distante dai centri abitati, ma nel pieno del centro abitato. Ci sono attrattori importanti, una teleferica, una torre di lancio, un ponte tibetano, dei percorsi. E una volta messi i piedi a terra, non sei in un bosco, ma in un borgo che ti offre anche altre importanti alternative. Infatti Sellia è un paese che è dotato di un'originaria rete museale. Abbiamo 3 musei e 4 opifici storici che fanno parte della nostra rete che si chiama SMOS. E da qui a fine mese apriremo il 4º museo, che è un museo della scienza. A proposito di questo, vi invito a consultare il sito produzionidalbasso.com, perché stiamo facendo una raccolta fondi per realizzare questo bellissimo museo della scienza, e nel quale troveranno posto 2 denti di T-Rex, un meteorite, dei resti di dinosauro e tanti altri reperti che faranno di Sellia, lo è già, questo l'ha certificato la stampa internazionale, il borgo con la percentuale di spazi museali maggiore in Europa. Un museo ogni 60 abitanti, quindi avventura, cultura, enogastronomia, in un borgo che non ti aspetti, perché appunto tutto questo si può trovare solamente a Sellia e in nessun'altra parte. Un'esperienza originale, un'esperienza nuova, un'esperienza che può portare certamente, diciamo, a soddisfare i bisogni dei più giovani, delle famiglie, delle persone più anziane, e in un lasso di tempo molto breve. Ripeto, per configurarla geograficamente, attraverso l'SP25, quindi da Catanzaro Nord, si raggiunge Sellia in 15 minuti di automobile, e quindi molto raggiungibile, c'è una buona viabilità, e una volta arrivati vi assicuro che un'esperienza adrenalinica così forte, un'esperienza culturale così forte, un'esperienza paesaggistica, anche antropologica se vogliamo, perché il nostro sforzo è stato quello di trasformare un borgo in un'eccellenza dello sport avventura e della cultura. Quindi vi invito a venire, e per quanto riguarda tutti i riferimenti potete fare capo al sito del comune o Avventure in Borgo e la pagina Facebook o la nuova pagina che ci sarà del nostro rete museale di Sellia. Potrete avere tutti i riferimenti di cui avrete bisogno e troverete accoglienza, ospitalità e originalità, e vivere un'esperienza unica, un'avventura unica. Vi aspetto e vi ringrazio per l'attenzione.